Piacere di avere qui davanti a me, negli uffici di 1 Mattina alla RAI in via Teulada a Roma, uno degli autori di 1 Mattina che è Maurizio Gianotti. Maurizio Gianotti è una delle firme storiche della televisione, attore dei programmi che hanno dato anche una svolta ai format televisivi. Del resto lui è anche uno degli esperti maggiori di format in Italia. Sono qui con lui però per parlare del suo ultimo libro, che è quello Eccolo qui. La TV al tempo del web 2.0. Lo vediamo inquadrato su un iPad perché direi che l'iPad è proprio il paradigma migliore per presentare un libro sulla TV ai tempi del web 2.0. Quindi chiedo a Maurizio, questo è un libro che ti ha impegnato molto, in particolare per tracciare una storia, credo, della televisione fino ad arrivare oggi. Sì, diciamo, io ho un approccio particolare quando scrivo di televisione, anche se ho un'attività didattica, insegno all'università, ho insegnato per 10 anni alla Lin Campus, ho fatto corsi alla LUISS, ho fatto corsi a Uninettuno e altre cose, però il mio lavoro, come hai detto giustamente tu, è quello dell'autore televisivo. Da 30 e passa anni faccio l'autore televisivo, quindi mi occupo quando scrivo poco di teoria e molto di pratica, nel senso che unisco la parte teorica alla parte pratico-biografica, cioè a tutto ciò che io ho fatto nel fare televisione. Mi sembra più interessante, mi sembra più corretto, anche perché avendo la fortuna, io ritengo che sia una fortuna, quella di svolgere una delle professioni che per me è la più bella del mondo, cioè Certo. almeno quella che a me piace di più. È Creativa. creativa, a me piace, io sono felice di fare questo lavoro, ad altri magari potrebbe non piacere, oppure altri la farebbero per altri scopi. Io la faccio proprio perché mi piace farla e mi diverto mentre la faccio. Ecco, quindi ovviamente ho accumulato esperienze e queste io le metto anche nei libri. Che non sono dei manuali, sono qualcosa di diverso. Unisco appunto la teoria, la pratica, parlo del format, dico cos'è un format, perché un programma è un format, perché un altro non è un format, però parlo nello specifico di quello che io ho fatto, dei rifiuti che ho avuto e dei sì che ho avuto. Nello specifico, sì, è vero, in questo caso, in questo libro, Tipo Tempo del Web 2.0, io ho voluto tracciare una breve storia con i tratti caratteristici, cioè questa non è chiaramente la storia di Aldo Grasso completa, la storia della TV, è una storia schematica dell'età della TV, che parte dall'età dell'innocenza, quando la TV era innocente in quanto noi pubblico, io ero piccolissimo, però Non eri ancora un autore. non ancora, ero un autore forse così di me stesso, Sì. di Cantilene, perché ero un bimbo. Avevo sì, pochi mesi quando è nata la TV. E quindi, ecco, e quindi la TV per me, in quel momento, e per tutti, era la TV dell'innocenza, l'era dell'innocenza in cui la TV era colei che sapeva che c'era la TV, era colui che sapeva, chi la guardava era colui che doveva imparare. Finché si arrivava Del a quel. resto, scusa se ti Sì, prego. interrompo, eravamo nativi televisivi. Noi siamo nativi televisivi, tu e io siamo sicuramente Certo. nativi televisivi, mentre i nostri nonni, o meglio, i nostri padri, erano sicuramente nativi, radiofonici. I nostri nonni, alcuni nostri nonni nemmeno, Certo. o perlomeno i nonni dei nostri padri non lo erano, i nostri nonni probabilmente sì, lo erano. Oggi i nostri figli sono tutti nativi digitali e la Esatto. differenza è questa. Ecco, però quello che mi premeva dire in questo libro, che segna comunque un passaggio, perché al giorno d'oggi nessun libro definitivo, è che è tutto in movimento, è assolutamente tutto in grandissimo movimento, quindi ogni libro invecchia, cioè si ferma al momento in cui Sì, viene scritto, certo. è interessante, però poi bisogna scriverne un altro, è che
la televisione non è morta, chi ha celebrato il funerale si è sbagliato, quindi la TV generalista non è morta, ma con il web è invecchiata, serve a un certo pubblico, il prodotto, la TV del futuro o anche del presente, la TV più attuale non è, non è solo TV, è qualcosa di ibrido, è comunque un ibrido, un incrocio con il web. E tutto questo, mentre io sto parlando, è già oltre il web 2.0, è già oltre il tempo del web 2.0 e sta comunque cambiando anche mentre qualcuno, magari io stesso, sta scrivendo il tempo del web 3.0. Sì. Infatti una delle cose che mi ha interessato molto nel tuo libro è proprio questa separazione delle varie epoche della televisione. Hai parlato dell'età dell'innocenza, hai parlato dell'età dell'esperienza, ad esempio. Che cos'è l'età dell'esperienza in televisione? L'età dell'esperienza in televisione è l'età in cui dalla rivelazione, dalla grande rivelazione, da quando la televisione era un mago di Oz, praticamente, la funzione del mago di Oz, ma non era un piccolo impostore, era invece veramente quasi onnisciente e il pubblico era insipiente, anche perché basta citare, sempre tutti citano Alberto Manzi, che ha insegnato a un'Italia con un altissimo tasso di analfabetismo a leggere e scrivere. L'età dell'esperienza è un'età in cui, ecco, i nativi televisivi hanno cominciato a essere abituati al linguaggio appunto abituale della televisione e non hanno trovato niente di più naturale che guardare la televisione e confrontarsi con qualcosa che non aveva niente di particolarmente nuovo, e quindi è l'età dei grandi programmi televisivi, l'età del rischio a tutto, l'età Studio Uno. Sì, esatto, è l'età della grande TV con la quale noi siamo cresciuti, ma siamo cresciuti bene, non era una rivoluzione per noi. Ed era già una TV che convergeva col cinema, ad esempio, o sbaglio? Allora, il teatro anche. Allora, la TV al tempo dell'innocenza, quella è la TV che convergeva con il cinema e con il teatro. Perché? Perché i grandissimi personaggi, i grandi talenti, i grandi intellettuali che hanno preso in mano, hanno fondato la TV, da dove venivano? Venivano dalla letteratura, venivano dal teatro e comunque conoscevano cinema, teatro, la rivista, cioè la letteratura, il romanzo, la saggistica, l'università, cioè quello c'era. Allora, che cosa hanno fatto quando hanno iniziato a immaginare un palinsesto? Il teatro. Sì. Hanno fatto il teatro in diretta. Poi cosa hanno fatto? La letteratura incrociata con il cinema, e quindi hanno inventato non le fiction, i grandi sceneggiati, cioè, alfabetizzando culturalmente e letterariamente gli italiani. Quindi diciamo, quello che dici tu è successo soprattutto all'inizio, e meno male, grazie. Sì, certo. Ah, quindi tu poni l'età dell'esperienza nella fase successiva, ma in qualche modo c'entra quell'infornata di grandi intellettuali tipo Umberto Eco che sono entrati in Rai in quel periodo? Beh, loro però sono arrivati subito, sono arrivati negli anni 50. Cioè, sembra incredibile, ma sono arrivati veramente presto, cioè con quell'unico concorso, erano giovanissimi, sono arrivati, Umberto Eco, Gianni Vatti, con cui ho avuto il grande onore di laurearmi a Torino molti anni fa, Folco Portinari, Ugo Guglielmi e tanti altri, loro hanno fatto della televisione, della RAI, la grande RAI che ha fatto la storia della cultura italiana. Sì, è stato anche merito loro, devo dire, perché coniugare la cultura alta al bisogno di quello che noi chiamiamo, noi televisivi chiamiamo il pop, sì. Noi intendiamo la musica pop, la canzonetta, il pop, cioè l'elemento popolare, non è facile, ed è altamente meritorio. Assolutamente, anche perché come autori bisogna proprio svestirsi dell'accademismo, dell'intellettualismo, cosa che ad esempio tu fai molto bene. Io, ecco,
immodestamente, tu mi porgi questo tu, io ti dico ti ringrazio, immodestamente penso di sì, penso di farlo bene, perché l'intellettuale può fare l'intellettuale quando fa dei programmi come quelli di Philippe Daverio, va benissimo, io lo ammiro molto, mi piace molto. Lui è Philippe Daverio è un brand, è il brand di se stesso e fa quei programmi. Un altro, che è mio caro amico, che io stimo tantissimo, Gabriele Laporta, la sua Rai Notte era questa grande fucina di filosofia, di pensiero e di riflessioni alte. E ci sono delle nicchie dove questo si può fare, però la televisione comunque popolare, la televisione generalista, ha bisogno di intellettuali, cioè non ha bisogno di autori che siano esattamente come la media del pubblico che li guarda. Secondo me ha bisogno di persone che abbiano una cultura particolare, abbiano una preparazione particolare a 360 gradi, ma che sappiano dimenticarla, certo, che non facciano gli intellettuali, che non vogliono troppo alto o che non vogliono per niente, nello stesso tempo che non vogliono troppo basso, perché poi l'idea che tutto debba essere trash, che tutto debba essere abbassato, a me personalmente non piace. Certo, infatti. E questo si collega in qualche modo nella fase successiva, cioè l'età della scelta, quella che tu chiami l'età della scelta. Ecco, diciamo, io chiamo l'età della scelta l'età in cui che nasce prima con il secondo canale della TV pubblica, poi il terzo canale, poi l'arrivo delle TV private e poi con la nascita di Canale 5 nel 1980, la vera, e poi con l'impero Fininvest e con tutto quello che ne è conseguito, la vera concorrenza. Allora, l'età della scelta ha voluto dire l'apertura verso la TV moderna. La TV moderna è quella, in tutto il mondo è così. Cioè, certo. Ognuno può pensarla come vuole. Io sento spesso dei giovani che dicono: noi siamo cresciuti nell'era di Berlusconi, noi siamo stati educati secondo i valori inculcati dalle TV di Berlusconi. Io dico: non è esattamente così, perché se aveste dato uno sguardo alle TV straniere, a parte la BBC, che dico, la BBC è meravigliosa, ma anche tutta una parte della Rai è stata altrettanto meravigliosa, in mezzo molto ciarpano. Voglio dire, la scelta tra il trash e l'alto c'è sempre stata. La TV è così, la TV è così. Il pubblico ha avuto a un certo punto quest'arma in mano, il telecomando, e ha scelto tra delle porcherie e delle cose belle. Molto spesso ha scelto le porcherie.